Allora, per quanto riguarda il tema di questo primo maggio, quello delle morti bianche, delle morti sul posto di lavoro, voi venite da Torino, quindi la domanda è veramente scontata: come avete vissuto la vicenda della Thyssen? Comunque è stato un momento comunque triste per tutta la città alla fine, perché la Thyssen è un colosso per Torino alla fine, e ha rappresentato comunque è stato un duro colpo comunque per tutta la città alla fine. Purtroppo queste cose sono imprevedibili, ma allo stesso tempo si può fare di più per cercare di evitarle, ecco. Le mancanze della Thyssen comunque si sono viste e verranno fuori comunque nei vari processi che si seguiranno. Niente, purtroppo comunque l'Italia è sempre un po' indietro sulla sicurezza sul lavoro, e queste cose devono cambiare, devono assolutamente cambiare, non si può andare avanti così comunque. Voi nel vostro nuovo disco cantate "Siamo sempre meglio", in un paese, parlate di un paese dove tutti si credono impuniti, impunibili e comunque al di sopra di ogni legge. Come avete vissuto le ultime elezioni politiche, quello che è successo in Italia? Dove eravate e soprattutto come le avete... Di cosa avete parlato? Come l'avete commentato? Guarda, è stato triste comunque vedere che in alcune realtà ci sono ancora lo scambio dei voti, il comprare i voti, lo scambio. È triste, è veramente una cosa da sbocco, come si può dire, come diciamo noi a Torino, nel senso che comunque non si può arrivare al 2010 ormai e ancora farsi pagare il voto 150 euro, 50 euro della spesa. E forse, guarda, non lo so, io non sono della parte vittoriosa, perché non sono di quella parte. Vediamo adesso, comunque il vincere le elezioni vuol dire responsabilità per mandare avanti un paese. Adesso vediamo cosa riescono a fare, ho i miei dubbi però. Purtroppo è quello che ci siamo trovati. Stiamo sempre meglio, in fondo. Per quanto riguarda invece voi, la vostra esperienza americana, il secondo disco realizzato lì in California, a Los Angeles, quali sono le differenze principali rispetto ad Available for Propaganda? Guarda, su questo disco ci siamo prima di tutto concentrati di più, nel senso che comunque la prima esperienza per Available for Propaganda è stata vissuta un po' più come, tra virgolette, turista. Noi eravamo lì, eravamo in una realtà assolutamente nuova e il disco era quasi in secondo piano, quasi. Per questo disco invece ci tenevamo parecchio, volevamo esprimere tutto quello che avevamo dentro, che sentivamo, e alla fine, guarda, la città è stata solo un contorno, perché comunque siamo stati 13-14 ore al giorno in studio, dove comunque con Toby Wright, che è il nostro produttore, ci siamo trovati, si è creato un clima stupendo per lavorare. Alla fine, guarda, ti mancava anche lo studio quando dovevi andare fuori, perché non c'avevi proprio voglia, anzi, volevi chiuderti lì e tirare fuori roba nuova. Toby Wright, che ricordiamo ha anche collaborato in un disco storico come Follow the Leader dei The Corn, con Slayer. And Justice for All e Metallica, guarda, tutti i miei capisaldi di ascolti lui li ha fatti, quindi è stato veramente un orgoglio per noi lavorare con lui. Come lavorano? Qual è la differenza? Guarda, la differenza, per la prima volta noi abbiamo visto un personaggio che sapeva assolutamente di tutto sulla musica, ha vissuto di tutto e... invece che imporre le proprie idee, intermediare fra di noi per far uscire fuori quello che volevamo noi. Non è mai detto le cose si fanno così perché voi dovete fare così. Anzi, ha detto cosa volete esprimere, sentiva le idee di tutti e cercava la via migliore per ottenere quello che volevamo. Noi l'abbiamo chiamato qua in Italia per vederci live, che era comunque è la nostra dimensione ideale alla fine. È venuto qui e lui nel disco l'unica cosa a cui voleva veramente arrivare era ottenere l'energia che avevamo nei concerti, ottenerla su disco, cosa che non eravamo mai riusciti a fare. Il riscontro live con le prime date, le date zero di Roma e Milano, com'è andata? Assolutamente bellissimo, soprattutto Roma, la prima data zero è stata al Circolo degli Artisti, è stato veramente un ritorno coi fiocchi, con le bombe a mano quasi, guarda, è stato bellissimo, bellissimo. E poi il tour sta andando adesso bene, adesso guarda, siamo reduci, infatti sono anche un po' giù di voce, sono distrutto perché abbiamo fatto, oggi finiva il tour al sud, abbiamo fatto 10 date, siamo andati dalla Sicilia, alla Calabria, alla Puglia, abbiamo toccato tutto il sud.
Ed è stato fighissimo, veramente. Ci mancava comunque il sud, era tanto che non riuscivamo ad andare giù per gli ovvi motivi di, sai, spese, non riuscivi a rientrare delle cose. E invece siamo riusciti a fare 10 date in 10 giorni, ci siamo ammazzati, ma ne valsa la pena, guarda. La differenza con la Reach, con la possibilità di poter suonare anche in paesi europei, in Inghilterra soprattutto, adesso siete Universal. Due domande. Il passaggio ad Universal, le solite accuse, vi sono arrivate le solite accuse di esservi svenduti, e poi soprattutto un'altra domanda, pensate comunque di andare in Europa e magari anche in America per portare il vostro disco? Assolutamente sì, allora per rispondere alla prima domanda ti dico, guarda, alcune persone hanno detto che questo disco è più pop del precedente, forse perché c'è magari una presenza ingombrante come può essere quella di Tiziano Ferro. Però guarda, sinceramente non credo che abbiamo mai fatto un disco così duro rispetto al passato e siamo straorgogliosi di quello che è venuto fuori. La Universal non è mai intervenuta a livello artistico, ma anzi ha sempre appoggiato le nostre idee e alla fine cosa servono le case discografiche se non per tirare fuori i soldi e far venire fuori le idee da noi. E quindi quello che ha fatto la Universal, cosa che la IREC per esempio non ha mai fatto, anzi di solito eravamo noi che facevamo quelle 200 date all'anno per riuscire a pagarci video, per riuscire a pagarci tour all'estero, per riuscire a fare tutto da noi alla fine, e loro vivevano sulle nostre spalle. Per fortuna questa cosa è cambiata adesso, speriamo, poi non si sa mai. Le prossime date, i prossimi impegni per l'estate, vari festival, magari anche all'estero, e poi ti ripeto, in America avete pensato, vi siete guardati intorno? L'America è un mercato abbastanza strano, nel senso che comunque per entrarci è sempre conveniente prima fare un tour da spalla, un paio di tour da spalla, per poi rientrare da soli. E sicuramente c'è una concorrenza talmente ampia che è più difficile arrivare. Quindi vorremmo prima andare in Europa, conquistare l'Europa e poi andare fuori dalle balle e andare da un'altra parte. In bocca al lupo. Ti ringrazio, Crepi.